botta a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo incredibile video con un ospite super speciale perché c'è qui la mia mamma! Di ciao a tutti! Ciao! Ok! L'idea del video l'ha avuta Rodrigo effettivamente, però è carina perché così avete l'occasione anche di conoscere lei. Ci leggerà le domande la nostra incredibile giornalista, la mia sorellona Francesca. Ciao! Ok, perfetto. E niente, speriamo che questo video vi diverta e che possiate trovarlo simpatico. Incominciamo. Nome? Marta. Mariangela. Età? 57. 27. Titolo di studio? Laurea in filosofia. Diploma di scuola superiore. Professione? Bibliotecaria. Oddio, casalinga, non so se è proprio una professione, però vado anche a fare delle pulizie in giro. Qual è il tuo motto? Alea iacta est. Il dado è tratto. È perché rispecchia il mio carattere. Io sono una persona molto decisa, di conseguenza quando prendo una decisione, anche se ci metto tempo, poi non torno mai più indietro. Vivi e lascia morire. Riesci a toccarti il naso con la lingua? Assolutamente no, e non ho nessuna intenzione di farlo. Non c'è molto provare, no? E se non è un motivo, quindi. No, io non ce la faccio. Tre pregi dell'altra. La solarità, la bontà d'animo e la limpidezza. Ah, è una persona capace sempre di dare dei consigli, non so se c'è una definizione specifica per questo. Quindi cioè, è sempre capace di dire la cosa giusta al momento giusto. La fermezza, quindi una volta che decide una cosa non torna più indietro e questa può essere una, insomma, può essere un grande pregio, ecco. E la generosità, perché anche se dice di non esserlo è molto molto generosa. Tre difetti dell'altra. È un po' disordinata. È ansiosa. Alle volte un po' superficiale, forse. Difetti. Mi raccomando. ecco, quello che sì, mi stava venendo in mente, che è molto impulsiva certe volte, quindi a volte si lascia prendere da emozioni dei momenti e quindi perde un pochettino la bussola certe volte. Ah, vabbè, sì, ecco, forse un difetto, ecco, è un po' permalosa effettivamente, però non con le persone a cui vuole bene, più col resto del mondo è molto permalosa e non sei logorroica, però certe volte quando tipo si ferma a parlare con le persone parla tantissimo e quindi magari perde tanto tempo a parlare con le altre persone. La parolaccia che dici più spesso? Si può dire? Vaffanculo. Io dico minchia più che altro. Il giorno più bello della tua vita? Il giorno più bello della mia vita è un giorno doppio. Precisamente i due giorni della mia vita quando sono nate le mie figlie. Assolutamente, non ho dubbi su questo. Secondo me il giorno più bello della mia vita non è ancora arrivato perché sarà quando andrò a Disney in Parigi. Quindi quando andrò a Disney sarà il giorno più bello della mia vita, forse. Ecco. Quello più brutto? Su questo non ho dubbi. Quando è morto mio padre? Beh, cioè, ne ho avuti diversi. Quando sono stata depressa, vabbè, poi insomma vi ho raccontato un pochettino la storia, quindi ne ho avuti un pochettino di giorni più brutti della mia vita, però per fortuna sono passati. Sei superstiziosa? No. Non molto, cioè forse mi faccio un pochettino, sai, che ne so, prendere da alcuni dettagli, però no, fondamentalmente no. Che animale vorresti essere? Un cavallo, non ho dubbi, un Mustang precisa per la precisione, cioè un cavallo selvaggio, di quelli liberi, selvaggi. A me piacerebbe essere uno squalo. Cosa ti rende davvero felice? Sapere che le mie figlie stanno bene. Il benessere e la serenità delle persone che amo. Cosa ti fa paura? L'ignoranza, perché confermano Socrate la non conoscenza, per ignoranza io intendo la non conoscenza e ci aggiungo anche la volontà di non conoscere, perché dall'ignoranza derivano gran parte dei mali del mondo. Perdere le persone che amo. Dove vorresti vivere? In una baita in bassa montagna. Fondamentalmente mi piace la montagna, non molto elevata, però mi piace un po' di solitudine e adoro le case in legno. A vivere con nonni di Heidi. Anche, perché fa del formaggio ottimo. In Italia, dovunque ma in Italia. Cosa cambieresti del tuo aspetto fisico? Niente. Ma a me piacerebbe essere un pochettino più alta, l'unica cosa. Per il resto... Beh, già siamo abbastanza... per questo. Nonostante questo.
Domandona, se potessi tornare indietro nel tempo, faresti scelte diverse? Sicuramente sì. Adesso, indipendentemente dal fatto che vorrei esattamente le figlie che ho, perché non potevo averne di migliori, dovrei prendere un treno che non ho preso e quindi prenderei quel treno. Penso che chiunque vorrebbe fare delle scelte diverse, più che altro per non soffrire, ecco, nella propria vita. Però penso di no, perché le scelte che ho fatto mi hanno portato a dove sono adesso, visto che sono felice, diciamo, nonostante tutto, direi di no. Qualcuno che stimi? Sarebbe banale dire le mie figlie, perché in questo caso è una cosa scontata. Qualcuno che stimo, sì, se non una persona in particolare, tutte le persone che amano e diffondono la cultura. Ma se si tolgono a cioè, tipo personaggi famosi, queste cazzate qua, perché uno fondamentalmente non li conosce, quindi sì, direi di stimare mia madre, ovviamente mia sorella, che sono le persone, insomma, che più rispecchiano quello che vorrei ci fosse nel mondo, quindi sì, loro due. Grazie sorellina. Qual è il tuo punto debole? La gola, perché nonostante non sia una mangiona, non mi piace tanto la quantità, scusa, perché nelle cose della vita io preferisco sempre la qualità, però amo la buona cucina, guai a privarmi, insomma, del piacere di mangiare. Sempre le persone che amo, penso. E il tuo punto di forza? Il mio punto di forza è la mia caparbietà, la mia determinazione. Sono state le caratteristiche che mi hanno resa ancora più forte, perché la mia forza ce l'ho proprio per natura. Però il carattere sicuramente mi ha aiutato a renderla ancora più efficace. Io non ho una stima molto alta di me stessa, quindi c'è bravo. Punto di forza non lo so, non saprei dirlo. La sua empatia, lo dico io, la sua empatia. Ti piace disegnare? È una delle mie passioni più grandi. Ho trascorso anni interi della mia infanzia e adolescenza, durante l'estate passavo interi pomeriggi a disegnare, perché è un'attività che amo veramente. In particolare mi piaceva disegnare i personaggi della Disney, guarda caso. Anche a me piace molto disegnare, diciamo che me la cavicchio tra l'altro, però non è un hobby a cui mi dedico spesso, purtroppo. Il tuo più grande sogno? Il mio più grande sogno, non so se mai riuscirò a realizzarlo, però è un sogno che mi tengo stretta. Fare un lunghissimo percorso in bicicletta, perché la bicicletta è un'altra delle mie passioni viscerali. Il più grande sogno, vabbè, di realizzazione personale è vincere l'Oscar per la migliore regia, questo lo dico sempre, però se vogliamo volare un po' più in basso è andare a Disney. Racconta una tua figuraccia. Ma io di solito di figuracce... dico sempre che ne faccio una fantozzata al giorno. Oddio, una in particolare non la ricordo. Perché ripeto, ne ho fatte talmente tante che mi diverto anche a farle, perché secondo me quando sono fatte in buona fede e strappano un sorriso va bene anche fare le figuracce, quindi una in particolare non la ricordo, ne potrei citare tante. Io ne ho fatta una giusto qualche giorno fa in paese, che stavo andando verso, insomma, il centro del paese per raggiungere appunto mia mamma e mia sorella, che erano andate dalla parrucchiera, e c'era una signora che stava camminando per strada che da dietro sembrava molto lei, e quindi ho cominciato a chiamarla, ho detto mamma, quindi così, questa signora alla fine si è pure girata, però alla fine non era lei, era un'altra signora, insomma, del paese, succede. Quanta importanza dai alla tua famiglia? Allora, se per la mia famiglia intendiamo me e le mie figlie, la massima importanza, non c'è nulla e niente nessuno che siano più importanti della nostra famiglia. Molta importanza, è importante la famiglia. Il ricordo più bello che avete insieme? I ricordi più belli, penso che i ricordi belli ce ne sono tanti. Il più bello che abbiamo insieme, la butto là, probabilmente quando sono laureata, perché loro, le mie figlie erano presenti, ed è stata una delle più belle esperienze della mia vita da condividere con loro. Non so se Mariangela, insomma, è d'accordo con me, magari ha un altro ricordo. No, vabbè, sì, su quello sono d'accordissimo, perché nonostante noi fossimo abbastanza piccole, comunque è stato un momento molto importante della sua vita, della nostra vita, ovviamente per lei, nei suoi confronti. E comunque penso, insomma, i ricordi più belli siano comunque tutti i giorni che passiamo insieme. Daresti la tua vita per l'altra? Assolutamente sì. Sì. C'è manco da chiedere. Un viaggio che faresti con l'altra? A Disneyland.
però in Florida. Ah! Perché ai miei tempi non esisteva Disneyland Paris e il mio sogno da bambina e da adolescente era di andare a Disneyland in Florida. Vabbè, Rodrigo dice sempre che mi ci porta a Disneyland, allora facciamo una cosa, con Rodrigo vado a quello a Parigi, con lei vado a quello in Florida. Se vincessi 1 milione di euro, come li useresti? Allora, come li userei? Prima di tutto mi comprerei una bella casetta di legno, subito, in montagna, proprio una bella casetta in montagna. Poi chiaramente potrei dire sì, farei beneficenza, non lo dico perché lo farei senza dirlo, e ovviamente provvederei al benessere delle mie figlie sicuramente. Vabbè, visto quando uno magari la casa non ce l'ha, la prima cosa che dice è sicuramente la casa, quindi o mi comprerei o mi costruirei una bella casettina. Per il resto, insomma, ovviamente darei una parte, insomma, alla mia famiglia, viene una parte a mia mamma, una parte a mia sorella, ovviamente. Poi per il resto, insomma, tenerli, non sprecarli, ovviamente, fare un minimo di beneficenza, appunto, però senza dirlo. E il resto tenerli un po' da parte, così, togliersi qualche spizio ogni tanto. Cosa non sopporti? Non sopporto l'arroganza della presunzione di chi vuole mettersi in cattedra. Nessuno si può mettere in cattedra. Non sopporto tante cose, effettivamente. Tipo un po' la società di oggi non mi piace moltissimo, e per quanto riguarda le persone, la maleducazione, e la presunzione, l'arroganza, insomma, troppe cose che non sto ad elencare. Ti piacciono gli animali? Assolutamente sì, ho avuto delle belle esperienze, anche se non erano in casa con i gatti. Amo follemente i cavalli da quando sono nata, non so neanche il motivo, forse una vita precedente, non lo so. Il mio sogno è avere un pastore tedesco. Che glielo regaleremo noi quando andrà in pensione, in sarvicchietta glielo regaliamo noi. Io adoro assolutamente gli animali, dico sempre che sono uno degli elementi più belli che ci sono nel mondo. Ciao Rabi! Esistono forme di vita aliene? Se per forme di vita aliene intendiamo i marziani, no. Io credo che ci siano altre forme di vita diverse da quella che conosciamo noi. Non lo so, sono sempre un po' dubbiosa su queste cose, tipo alieni, fantasmi, però sicuramente penso che nell'universo esistano altre forme di vita. 3 città che vorresti visitare? Sicuramente Firenze, e per quanto riguarda l'estero vorrei andare, spero di andarci un giorno, Berlino in Germania in particolare, perché ho studiato il tedesco, io amo molto la Germania. E un'altra città, Vienna. Italia vorrei vederla tutta, quindi non stare a cercare città italiane, e città estere, Tokyo, il Cairo, quindi l'Egitto un po' in generale, forse Los Angeles. Sei credente? No. No. C'è vita dopo la morte? Come sostenevano, insomma, gli antichi filosofi, tra cui Platone, il corpo è semplicemente un involucro. Platone lo definiva addirittura il carcere dell'anima. Noi non siamo il nostro corpo, c'è sicuramente qualcosa che va oltre, quindi sì. Pure su questo sono sempre un pochettino dubbiosa, un po' scettica. Però voglio sperare, insomma, che l'anima non muoia. Come ti immagini fra 20 anni? Una vecchietta arzilla che va ancora in bicicletta. Tra 20 anni, diciamo, avrò quasi 50 anni. Ma mi immagino, no, spero che insomma sarò una donna ormai adulta e realizzata, insomma, nella vita. Chi è la più chiacchierona? Io. Lei. Chi è la più permalosa? Io. Lei. Chi è la più ansiosa? Lei. Io. Chi è la più simpatica? Lei. Oddio, anche lei sa essere simpatica. Chi è la più intelligente? Lei. Lei. C'ha la testa così. Chi è la più ordinata? Io. Libro preferito? Questa è una domanda alla quale non so rispondere, perché sono una divoratrice di libri. Diciamo che tra quelli che amo, Aforismi per una vita saggia di Arthur Schopenhauer. Io purtroppo non ho letto tantissimi libri nella mia vita, mea culpa. Un giorno magari, quando avrò tempo, rimedierò. Fra i pochi che ho letto penso It di Stephen King. Film preferito? Anche qui non è semplice, perché amo molto il cinema, li ho visti
visti, davvero tantissimi. Potrei dire uno di Hitchcock, perché è uno dei miei registi preferiti, non lo so, La donna che visse due volte, ad esempio. Ora non so tanto rispondere a queste domande, lo sapete, quindi ne dirò uno che mi piace moltissimo, che è Batman, il Cavaliere Oscuro, ovviamente dove c'è il Joker. Piatto preferito? La parmigiana, le melanzane. Difficile. Assolutamente. Per me è difficile pure questo, però fra i miei piatti preferiti sicuramente c'è la pasta a forno che fa mia mamma. Hai piercing? No. Sì. Non è felice. No. Hai tatuaggi? Sì, 5. Uno qua, è una frase di Kant, questo qua. E poi questo, un'arabo fenice, e questa è la frase presa da una canzone di un gruppo hard rock che a me piace molto. Io sì, ne ho 7. Domanda alcolica, ti sei mai ubriacata? No, brilla sì. Brilla sì, ubriacata mai. Brilla sì, ubriacata mai. Io adesso non perché c'è mia mamma, ma sono sincera, non mi sono mai ubriacata. E non ci tengo. Brave ragazze. Hai mai fatto a botte? No, perché preferisco massacrare con le parole, è più efficace. Io no, fatto a botte no, forse quasi ci è scappato, ma mai. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio un uovo oggi. Io forse direi meglio la gallina domani. Estate o inverno? Primavera. È la stagione nella quale sono nata, eh. È il perfetto equilibrio tra il freddo e il caldo. Io direi estate, però se deve essere sempre afosa come quella di quest'anno, inverno. Già sappiamo le risposte qui. Fast food o ristorante? Ristorante fino alla morte. A basso il fast food. Penso di non metterci mai il piede. Io dico fast food per la praticità, ma anche perché cioè, è buono, comunque non ci vuole, sono cose chimiche, però sti cavoli, no? Però ogni tanto ci sta anche andare al ristorante. Matrimonio o convivenza? Io attualmente direi felicemente single con figli. Io dico convivenza e matrimonio. Cane o gatto? Cane. A me piacciono tutti e due, uffa, dico cane e gatto. Dolce o salato? Salato. Salato. Mare o montagna? La montagna. Montagna. Mattina o sera? Mattina, perché siamo attivi. Io dico sera, più che altro per l'atmosfera, ecco, che mi rispecchia un po'. Pizza o sushi? Pizza fino alla morte. Pure qua sono indecisa, mi piacciono troppo entrambi. Dico pizza e sushi, però non insieme, separati. Ok, l'intervista è finita. Smorziamo la troppa serietà. Fai un urlo. Woo! Fai una smorfia. Dai un consiglio all'altra. Mi raccomando, non ti spellare le labbra, perché altrimenti prenderò provvedimenti, anche questo è un consiglio. Che non l'hai ancora trovato il provvedimento. Ma lo troverò. Fregatene degli altri e concentrati sempre su te stessa, perché sei una persona meravigliosa e quindi devi sviluppare questa tua personalità meravigliosa. Pagato. Salutatevi. Ciao mamma. Ti amo. Ciao mamma. Ciao bambini.